Ringrazio Emilio. Benissimo, io sono molto felice di essere in quest'aula. Non è una cosa che capita usualmente per un artista fare, diciamo, una piccola incursione in una lezione di logica. E io volevo presentare appunto un piccolo evento artistico, però dal mio punto di vista il successo è già raggiunto, proprio perché sono qui in questo momento, e quindi questo significa che c'è già un legame tra arte e logica. Riesco in qualche modo a mettere in moto questo confronto. Prima di spiegarvi un po' di cose, vorrei presentarvi Emanuele Sbardella, che è il curatore un po' di questa situazione, che fa riferimento a un progetto del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea qui della Sapienza, e che è un progetto che coinvolge anche altre situazioni oltre a questa. Allora, per tornare a noi, io devo dire che già mi era capitato in passato di provare a tracciare un ponte tra questi due mondi così diversi e così distanti, però quello che ero riuscito a fare era di introdurre la logica all'interno di un contesto artistico. Invece in questo caso è l'inverso, ed è la prima volta. E come c'ero riuscito? C'ero riuscito perché io non sono un logico, non so formalizzare, quindi c'ero riuscito attraverso l'aiuto di Piero Pagliani, che è un logico che aveva formalizzato alcune situazioni che io avevo presentato all'interno di una mostra, che sono poi raccolti in un libricino che lascio qui per voi dopo, se volete darci un'occhiata. Ma che cos'è che mi ha spinto a fare questo tipo di indagine? Mi ha spinto il fatto che, leggendo qua e lì magari qualche testo di logica, ho trovato definizioni come equilibrio armonico, ma soprattutto come formalizzazione elegante, no? Questo elegante mi ha colpito e mi ha rimandato subito all'estetica. E dico, quindi c'è un rimando all'estetica, c'è un rimando al mondo dell'arte se si parla di elegante. E così, no? Nel contesto artistico si parla spesso di concettualismo, ma soprattutto anche di paradosso. Quindi vedete come anche nel mondo dell'arte poi ci sia un eco sul mondo della logica, no? Quindi questi due riferimenti sono importanti perché delineano un primo punto di contatto. Ma qual è lo scopo che mi guida, no, nel fare questo? Lo scopo è quello di trovare un terreno franco, diciamo, che sia il confine dell'arte e che rapporti l'arte con le altre discipline, in questo caso con la logica. Non è facile, perché bisogna ricostruire proprio un terreno, non ci sono regole in qualche modo. E poi sono mondi, uno è un mondo completamente intuitivo e l'altro è un mondo completamente rigoroso, quindi rischiano di cozzare assieme. È per questo che, pur tentando di trovare questo territorio, io me ne sto sempre dalla parte, diciamo, dell'intuitività, e lascio il rigore, per esempio, al professor Bernardi o a chi se ne occupa in questo modo. E proprio pensando a questo mio atteggiamento deriva anche, io quindi non tratto i numeri e non tratto i simboli, tratto piuttosto delle idee, no? E vorrei raccontarvi un aneddoto, forse da dove è partito questo, diciamo, questa simpatia o questa antipatia per i numeri, se volete, simpatia per l'aspetto intuitivo, perché bisogna risalire parecchio indietro. Quando io facevo le prime classi del liceo mi è rimasta impressa questa cosa. Avevo un professore di matematica, il professore Yes, un professore molto severo e simpatico, però rigoroso e severo, e un giorno mi ha detto: Fantin, prego, si accomodi alla lavagna, e c'era un'equazione matematica da svolgere, e io ho cominciato a svolgere questa equazione in un modo rocambolescamente immaginativo, diciamo, mettiamola così. Però alla fine dell'uguale ho messo il risultato bellissimo e perfetto, proprio quello che ci andava. Ah, il professore mi guarda e mi fa: ma
Fantin, lei è un mago della matematica. Prego, vada pure al posto, 3. E quindi io da quel giorno, diciamo, ho avuto una certa, non dico antipatia, però insomma, me ne sono stato un po' alla larga dai numeri, però questa storia del mago, questa mi è rimasta in testa e quindi da allora, diciamo, ho portato questa valigetta che è un po' la mia valigetta magica. E in questa valigetta ci sono due opere. Adesso magari ne vediamo la prima. Vediamo la prima e non farò molti commenti. È una cosa che ho fatto. Riuscire a vederla? Alcuni anni fa, prego, magari se la fai vedere in modo che tutti leggano. Ecco, come vedete, non è vero che le sculture si fanno solo in bronzo o in marmo, ma nell'ambito dell'arte contemporanea si possono fare anche con la lana. Questo è un maglione che è stato fatto, lavorato a mano a Ferri e introducendo questa frase. Questa frase è una citazione da Wittgenstein. Ecco, prima il professore parlava di autoreferenzialità. Non so se voi, guardando questo maglione, avete colto una sorta di quid, insomma, che rivela, però questo magari lasciamolo dopo eventualmente a un commento. E io passerei invece subito a mostrare il secondo lavoro. Ecco, questo è un lavoro molto più recente che è stato fatto forse neanche un mese fa o giù di lì. Ho ricevuto questo invito, sempre nell'ambito artistico, sempre per un evento artistico, che vi prego di leggere. Ecco, vuoi leggerlo tu, Emanuele? Cari artisti, vi scriviamo per coinvolgervi nel progetto dal titolo Fuori Contesto, curato da Daria Filardo, Gino Gianuizzi e Cecilia Guida, che sarà un evento off della prossima edizione di Arte Fiera di Bologna, dal 24 al 28 gennaio 2008. L'idea di Fuori Contesto è quella di interrompere il flusso pubblicitario con delle frasi d'artista. A questo proposito vi chiediamo di inviarci una frase su un tema qualsiasi e l'unico vincolo che vi poniamo è che questa abbia un solo punto, inteso come segno di punteggiatura. Le frasi che ci invierete verranno stampate su 2000 manifesti 70%. Quindi si tratta di un invito a parecchi artisti di scrivere frasi di qualsiasi tipo con l'unica clausola del punto, perché ovviamente non volevano pensieri lunghi e dovevano starci. E quindi questa è la frase che io ho spedito loro e che è stata affissa, dicevo, in varie città italiane come sono state affisse altre frasi. Naturalmente gli organizzatori mi hanno telefonato e mi hanno detto: ma ci prendi per il naso? E io gli ho detto: no, io sto preparando una piccola performance per la facoltà di matematica, e gli ho spiegato un po' qual era e quindi me l'hanno passata. Anche lì avete visto? Ecco, come vedete sono anche cose molto semplici, adesso sono molto diverse forse dall'idea che in generale sia dell'arte, di un bel dipinto che noi contempliamo e che ci magari riempie di gioia. Qui c'è un'altra situazione, si ha a che fare con un'estetica di un altro tipo, è più qualcosa che riguarda una piacevolezza, come dire, del concetto, del pensiero, un'estetica forse del ragionamento, ecco. E comunque, proprio per questo, secondo me, è molto interessante, perché l'arte contemporanea si è aperta a una molteplicità di usi espressivi, ma anche di concetti proprio che si sono trasformati nel tempo. Anche il concetto di estetica oggi è molto diverso dal concetto ottocentesco di estetica, che si riferiva appunto essenzialmente ai due canonici modi espressivi, cioè la scultura e la pittura. Quindi io adesso non vorrei dirvi altro, perché vorrei sentire
Che cosa vi fa venire in mente? Che cosa ne pensate? Sono cose belle? C'entrano con la logica? Avete in qualche modo trovato un trait d'union? Ecco, c'è qualcuno che mi vuole dire qualcosa su questo? Anche un'impressione a caldo, così. Richiama un po' il paradosso di Russell, cioè nel senso che definì. Cioè la frase è la frase stessa, cioè nel senso l'insieme contiene l'insieme stesso, non lo so. No. Sì, certo, la prima cosa che mi è venuta in mente è questa. Ha colto un collegamento con un concetto di logica che è sicuramente voluta, questo, quello che può. Ecco, diciamo che nell'infinità delle frasi che si possono scegliere, questa è l'unica con cui avviene questo tipo, perché a sua volta chi legge la frase poi può continuare, scegliendo sempre, no, questa modalità, può continuare all'infinito e diventa veramente un anello, no, infinito, questo, perché è un invito continuo. E invece per quello che riguarda il maglione, il maglione è diverso, ha una diversità con questo. Non so bene neanch'io dove stia questa diversità, però in qualche modo sento che ha una sua autoreferenzialità. Io direi che questa frase presa così è una frase bellissima, però non ha nessuna autoreferenzialità, se la prendiamo... No, da sola. Esatto. Quindi che cos'è che crea l'autoreferenzialità, secondo lei? La congiunzione con il maglione. Cioè il fatto di associare questi due elementi e di proporli insieme può essere un esempio, non lo so, voglio, insomma, ecco. Scritta su un pezzo di carta, scritta su un maglione c'è una bella differenza. Scritta sul maglione, però, perché ha un motivo di essere scritta sul maglione, perché la frase stessa parla appunto. Ed è questo, secondo me, che è interessante, che poi nella logica noi ci riferiamo a delle frasi, no? Quindi sono delle frasi che noi leggiamo e attraverso la lettura possiamo fare delle deduzioni rispetto alle contraddizioni che ci possono più o meno essere. In questo caso invece non basta leggere, ci deve essere include un'azione, no? L'autoreferenzialità si manifesta attraverso un processo, attraverso diciamo un vissuto, quindi entrano in gioco tempo e spazio, diciamo. Ecco, questo è un po' il tema, penso che lega anche queste opere che vengono fatte in contesto artistico alla logica, cioè c'è sempre, anche poi nel caso del manifesto, cioè nel caso del maglione c'è la fabbricazione del maglione che interagisce con la frase, nel caso del manifesto invece c'è la pubblicazione, no? Che anche questa è un'opera, anche una trasposizione su un altro piano, diciamo, che anche lei, riferendosi poi alla frase, crea questo. E dal punto di vista estetico che cosa mi dite? Avete qualche commento? Essenziale. Quindi essenziale è estetico, può essere estetico, cioè non, perché cioè, per esempio, ecco, una grande differenza tra questi due mondi è la drammaticità, è, come dire, tutto quello che coinvolge anche l'emotività, no? E a me pare che nella logica non ci sia emotività. Si può discutere. Ecco, ho pensato all'emotività nella logica quando un logico si trova di fronte a un paradosso irrisolvibile e quindi forse dalla emotività si passa alla drammaticità, perché gli crolla la grande teoria della verità. No, comunque il risultato inaspettato o anche una cosa difficile che non si capisce, ci possono essere tante situazioni in cui c'è una sorta di dramma, insomma, di dramma nel senso forse di difficoltà da superare, di una situazione che richiede di essere approfondita comunque, che non è tutta liscia, piana, tutto tranquilla, una sorpresa. Ecco, infatti questo mi piace molto, perché adesso comincerò proprio forse a ricercare questi... Però voglio sentire qualche altro parere, sì, da parte vostra, cioè proprio sul punto che mi pare un punto essenziale, cioè parlando di arte, le persone non esperte come me pensano appunto a quadri o al più una costruzione, non so, qualche cosa. Pensando
all'arte come ricerca del bello, qualunque cosa sia il bello. Trovate in una frase la possibilità di arte, una frase di questo tipo, nulla a che vedere con la poesia, direi, mi pare proprio, no? Vi convince, vi lascia dubbiosi? Sinceramente, non credo che nessuno... Ah, io sono qui per questo, sono qui per... Io personalmente, cioè, diciamo, dal mio punto di vista, molto ignorante dal punto di vista dell'arte, però posso dire che considero ciò un'arte in quanto permette a chi la osserva di fare un ragionamento e di suscitare un'emozione. L'emozione che viene suscitata in me dal maglione, per esempio, anche dalla frase stessa, è di qualcosa che non si ferma alla frase, non si ferma al concetto stesso, perché nel momento in cui la frase rimanda all'interno del maglione, rileggendo il maglione rimanda la frase, crea un circolo, crea un movimento che altrimenti una sola frase, che non so, dal punto di vista logico può essere vera o falsa e si ferma a essa stessa, non provoca. E quindi questo movimento che viene provocato dal paradosso attraverso questo tipo di arte, ecco, è questo ciò che mi suscita. Quindi questo le piace? Sì. Anche a me. Altri commenti? Qualcun altro vuol dire la sua? Anche come domanda, tranquilla. Può essere un parere o una domanda? Sì, infatti. Bene, comunque, io spero che questo intervento vi abbia così stimolato un pochettino, perché poi, ecco, io, diciamo, nell'ambito di questa lezione, poi adesso voi dovete continuare, diciamo, la vostra, in questo ambito ho presentato due piccole cose, però, diciamo, c'è anche una letteratura rispetto a questo, sempre... Parlo di ambiente artistico e quindi ci sono anche altri casi e altre situazioni. E... Lascio un ricatto anche. Sì, ecco. Se qualcuno volesse per qualche motivo contattare. Esatto, io lascerò la mia email, però oltre all'email abbiamo creato un blog. Io sarei molto. Voi sapete che cos'è il blog, naturalmente. Quindi io sarei molto felice se voi, anche adesso magari capisco che questo è un momento. Così può anche imbarazzare, però se avete qualche riflessione, qualche commento da fare, potete lasciarlo lì, ecco. E io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e ancora una volta ringrazio il professor Bernardi che mi ha concesso questo onore e poi... Spero che, magari non si sa mai, potrebbe essere che capiterà forse in futuro, chissà mai, che voi capitiate in qualche situazione in cui c'è qualcosa di questo genere. Io a Roma ci vengo spesso, se dovessi fare qualcosa vi avverto per primi, ecco. Ok, grazie. C'è una domanda, poi il tempo va a fare ancora. E lei estetico cosa trova in quella frase? Ecco, appunto dicevo, non è tanto la frase, no, in sé, ma è il processo. Io trovo che ci sia questo rimando, ci sia cercando di capire che cos'è questa situazione, cercando di applicare un ragionamento, c'è un punto in cui in qualche modo il pensiero subisce una sorta di sospensione, no? Di sospensione che è appunto è la sospensione che è difficile da superare e che è la sospensione che troviamo anche nei paradossi, no? E che è quella che permette a una contraddizione di esistere, cioè noi non riusciamo ad acquisirla concettualmente, però dobbiamo constatare che esiste. Questo provoca un conflitto, ecco, a me piace quel conflitto. Mi piace quel momento in cui il cervello, come dire, non riesce ad acchiappare, rimane un quid, no? Che è proprio anche riportandolo in ambiente artistico e vedendolo da un punto di vista umanistico, è il quid dell'arte, è, se volete, la stessa cosa vista da un altro
da un altro punto di quella comunicazione inafferrabile che noi abbiamo di fronte a un bellissimo capolavoro, no? Per esempio l'altro giorno, l'ultima cosa, c'era, vi faccio un esempio adesso anche molto figurativo e descrittivo, c'è un quadro di Carpaccio, pittore del 400, si chiama Il sogno di Sant'Orsola e ve lo raffiguro così, è un sogno, è un dipinto assolutamente paradossale dal mio punto di vista, cioè, Il sogno di Sant'Orsola è raffigurato come Sant'Orsola che dorme e l'angelo che lei vede in sogno, però è tutto raffigurato, cioè è raffigurata il sogno, cioè l'angelo, però l'angelo è raffigurato nello stesso momento in cui lei dorme, per cui lei sognando non può vedere se stessa. Quindi se si analizza questo quadro, adesso non ho l'immagine, però anche lì c'è questa sorta di inafferrabilità, sia concettuale ma sia anche emotiva, che appunto per me quella è una diciamo situazione estetica eccezionale. Esatto. È molto interessante il discorso legato alla temporalità della recezione dell'opera artistica, perché secondo molti filosofi l'essenza dell'arte è quella di sospendere il tempo e in questo modo riusciamo a rendere infinito un attimo, e quindi a livello letterale è l'espressione artistica perfetta. Esatto, è un'uscita perché sospende il tempo, richiamando un gioco di specchi o una telecamera che inquadra uno schermo sul piano di questa immagine. Quindi avviene questa. Questo commento è molto, molto azzeccato anche sulla temporalità, è vero, anche qui vedete entra in gioco questa temporalità è quel vissuto di cui parlavo prima, è questa processualità. In fin dei conti queste sono anche procedure in qualche modo. A me era venuto in mente che potessero essere in qualche modo considerati, adesso scusatemi se dico una bestemmia, degli algoritmi in qualche modo, perché sono procedure che usano se stesse in qualche modo, no? Però ecco, qui la dico, qui la nego, è solo una. Non vi voglio confondere le idee, è una suggestione finale. Sì, esatto. Sono i commenti. Ma devo dire che io sto cercando anche di trovare delle relazioni, dei rapporti con altre materie. Qui con noi c'è la professoressa Carla Subrizzi, con cui ho collaborato molto spesso e con cui abbiamo cercato anche, per esempio, c'è la grande sfera di quello che viene chiamato arte pubblica, quindi le scienze sociali, anche le scienze politiche, le scienze economiche, l'arte si. Ma devo dire che però la matematica è il mio punto, perché è il polo più lontano e così a prima vista sembra il polo più inaccessibile. E invece, a parte che. Essendo più lontani, più inaccessibile, è quello che attira di più. Esatto, è quello che attira di più, e devo dire che io ci trovo effettivamente dei motivi estetici, ma anche di interesse mio, personale, mi coinvolge, mi piace e trovo che le opere di matematica, se così le posso chiamare, siano, quando lo sono belle. Sul manuale scrive che la filosofia è come districare un gomito di lana. Ok, quindi inizia questo processo mentale, questo pensiero che si rivolge a supporto su questa base. Però perché poi alla fine scrive tirare in sé? Perché il discorso è questo, che se noi abbiamo un gomitolo e tiriamo, non lo districhiamo, abbiamo bisogno di una procedura, no, per capire come districare il gomitolo, e questa procedura è data proprio dal fatto che con i ferri lo lavoriamo. Quindi voglio dire, è una frase che rimanda dalle impossibilità, no? Perché bisogna anche. Parte della frase originaria. Sì. Cioè, poi Wittgenstein era sempre molto immaginativo
nei suoi esempi, per cui anche questo gomitolo va immaginato come un gomitolo di lana, non magari di quelli nuovi, ma di quelli belli aggrovigliati, in cui tu non riesci a trovare il capo per districare la situazione. E quindi districando la situazione si fa filosofia, secondo Wittgenstein. Questo maglione, districando il gomitolo, quindi ordinando questa materia caotica, arriviamo a ordinare un pensiero e quindi a fare filosofia. C'è qualche altro intervento? Ci sono molte domande, peraltro. Sì, bravi, sono molto contento. Ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Io per me però non ho un foglietto, ma lo lascia. Sì. C'è un foglietto in più? Lo porto personalmente quando... Ah, va bene. Perché ormai non posso dare un ritorno.